video del Pet Garage. E benvenuti al video per la serie On Track. Oggi vi porto un video un po' particolare. Sono venuto infatti a provare la NKE, la moto mai nota come la moto elettrica di Reggiani. Per provarla sono venuto al Galliano Park di Forlì, pista nuova per il canale, quindi come dico state in questi casi, briefing nel circuito e poi di nuovo qua per un po' di dettagli tecnici sulla moto. Galliano Park sicuramente l'avete già conosciuta nei video di Valentino Rossi, che spesso viene ad allenarsi qui con la sua VR46 Academy. Nei suoi 635 metri trova uno spazio 9 curve a destra e 7 curve a sinistra, tra cui un caratteristico cavatappino molto divertente da affrontare. Ignorantissime le vie di fuga con dei morbidi terrapieni pronti ad accogliervi in caso di un lungo esagerato. Ottimo il grip offerto dall'asfalto, che rende questo tracciato una tappa consigliata a tutti gli amanti del motorsport anche per gli allenamenti invernali. Thunderbolt NKE, una pit bike elettrica con un ruota a 12 pollici e un motore, come vedete lì, incorporato nella ruota posteriore. È un motore con una potenza da 4 kW nominali e 8 kW di picco, ma nei motori elettrici è importante leggere anche il valore di coppia. Questa moto, pensate, ha una coppia da 168 Nm. Per darvi un paragone, la nuova Ducati Panigale V4R ne ha soltanto 112. Questa moto ha più coppia di un Panigale, impressionante. So che questa versione da noleggio è un po' limitata per renderla più fruibile al grande pubblico, ma comunque ha una buona potenza. Chi l'ha provata sa che spinge molto bene. Il motore nella ruota è una soluzione che è stata testata in ambito automobilistico ed è stata anche scartata, perché il motore, essendo posizionato prima nel gruppo sospensioni, assorbe tutte le buche e le vibrazioni che provengono dal mondo stradale. Questa è una moto leggera destinata all'uso in pista, dove c'è un asfalto sicuramente migliore, quindi non dovrebbe subire quel tipo di difetti, quel tipo di problemi. In compenso però il motore su una massa in rotazione dovrebbe influire un po', dovrebbe fare massa volanica, cioè dovrebbe portare inerzia dentro la curva, cosa non buona per una moto che deve essere agile. Ha una batteria che è sostituibile, basta infatti svitare il gruppo sella, serbatoio ed estrarla e metterla in ricarica finché se ne utilizza un'altra. Ha un'autonomia di circa 30 minuti in uso in pista e si ricarica in circa un'ora. Vi do anche una chicca, io la laurea magistrale l'ho fatta proprio sullo sviluppo dei motori elettrici tramite la soluzione del battery swapping, cioè la soluzione della batteria che dovrebbe risolvere i problemi classici delle auto elettriche, quindi l'autonomia, la lentezza di ricarica, ed è una soluzione che sulla mia tesi che ho fatto approfondimento è una soluzione ottima per le flotte aziendali, quindi veicoli tutti uguali che sono destinati a un utilizzo frequente. Invece è una soluzione che per il mercato di massa è stata un po' scartata, perché i grandi produttori non si fiderebbero a montare all'interno del loro veicolo batterie che sono state all'interno di altri veicoli. Vi ho parlato del motore, vi ho parlato della batteria, rimane il telaio in tubo, in traliccio, abbastanza classico per il mondo delle pit bike, non resta che andare a provare in pista. Ok ragazzi, spero che mi sentiate, primo giro in sella del NKE. Madonna, sembra conservare un sacco di momento, si fa fatica a inserire. Silenziosissima. Ti porta tanto fuori durante la percorrenza della curva, non riesce a chiudere bene. Ginocchio a terra con l'elettrico. Sembra quasi che resti accelerata a gas chiuso. Gas alternatore. Sicuramente meno cavalli dell'ovale.
giorno sull'NKE è finito e non ci siamo, non mi è piaciuta per niente. Il motore c'è, spinge bene, non come il 160 dell'ovale, ma comunque abbastanza godibile. Quello che non c'è sicuramente è la ciclistica. Mi sembrava di stare su un cavallino dondolo ubriaco. Sembrava che le forcelle e il mono fossero completamente privi di qualsiasi freno idraulico, quindi appena andavo a frenare e rilasciavo il freno, la moto tornava su, si comprimeva dietro, si schiacciava, mi rimbalzava avanti, e veramente non ci siamo con le sospensioni. La moto sembra non avere per niente freno motore, per carità, è un motore elettrico, non funziona come un motore a scoppio, ma so che possono essere impostati perché in modo che appena chiudi il gas, l'acceleratore, il motore elettrico comunque ti frena, ma in questo caso non c'era. Questo comportava una grossa conservazione del moto, dell'inerzia, che ti portava dentro in curva con molta velocità senza freno motore, senza essere frenato, cosa che non sono abituato, e ti portava veramente fuori. C'era molto meno freno motore rispetto anche a un due tempi, che anche se hanno meno freno motore di un quattro tempi, comunque qualcosina quando chiudi il gas ti rallenta. Qui proprio zero, anzi sembrava quasi che il motore continuasse a spingerti dentro la curva. Probabilmente è dovuto al fatto, forse l'ho accennato anche prima, del motore all'interno della ruota, che essendo massa volanica in rotazione ti fa portare dentro più moto, più peso dentro la curva. È una soluzione tecnica che non mi piace, preferirei un motore classico con la catena, probabilmente si riuscirebbe a risolvere questo problema. La moto non c'è di ciclistica, l'ho già detto, e infatti molte volte mi si chiudeva d'anteriore, penso che mi si sia chiuso un accenno almeno 4-5 volte nel turno di 10 minuti che ho fatto, quindi non mi è piaciuta ed è un peccato perché io nell'elettrico ci credo molto, però in questo caso è da rivedere la ciclistica, da rivedere. Peccato, ora comunque sfruttiamo la giornata per divertirci un po' e girare con l'ovale. Allora, giornata finita, siamo divertiti quelli di Galliano, pista molto bella, molto carina, un sacco di grip, vero Leo? Sì, ottimo grip, sia col freddo che col caldo, peccato per un po' di olio sparso per metà pista, però vabbè. Solite le pit che non hanno i raccordi in treccia, e cosa da fare assolutamente ragazzi, fatelo perché sennò rovinate la giornata a tutti quanti. Bella pista, ci ritornerò sicuramente, 2 ore da Padova si può fare, le merita, molto variegata. C'è il tornantino che ti mette un po' di paura le prime volte, ma proprio capisci che ci puoi andare tranquillo e ti mette quel brivido molto sicuro. Bella giornata, ho provato l'NKE, peccato per la ciclistica, il motore c'era, ma da rivedere, non è piacevole da guidare secondo me. Al contrario dell'ovale, che oggi si è comportata molto bene, l'abbiamo fatto provare a Leo. Volava. Nelle mani sue. Io piano piano dovrei essere riuscito a girare in 35, che è un buon tempo per un neofita. E dai, questo video finisce qua, se vi è piaciuto mettete un bel mi piace, ricordate di iscrivervi al canale per i prossimi video per gara. Ciao!